Bello nostro Mandinello. Cari quadisti, buongiorno. Grosseto, penultima prova dell'italiano, categoria, nuova categoria per quanto riguarda il quad cross, la QX5, una categoria studiata per permettere ai piloti anche molto competitivi del fettucciato del tutterra di avvicinarsi alla quad cross, cioè ai percorsi nei crossodromi dove vi sono molti salti. Gara 1 di queste new entry, persone che non avevano mai gareggiato nel quad cross a livello nazionale. Gara 1, QX5, Dino Di Genitoni, partenza, ottima tenuta, terzo posto, secondo posto, controllo, attacco, prima posizione, metà gara in allungo sugli altri, ha fatto il vuoto. Dino, ti conosciamo in tutterran, sei una persona che ha ottenuto grandissimi risultati. Cosa ci racconti di questa nuova esperienza? Ti ho visto volacchiare come il giovane, ma è vero che c'è una parentela corsaiola, diciamo che, allievo maestro? Diciamo che è grazie a lui quello che ho tirato fuori oggi, via. Perché l'esperienza mia è nulla sul cross, e ho passato un paio di giornate col giovane e mi ha insegnato. Penso che da qua in avanti lo userò come maestro fisso. Abbiamo visto una tecnica molto simile. Emanuele Giovanelli sugli ultimi metri del salto lascia il gas per poterla lanciare in lungo, controllando esattamente il volo della moto, eventualmente allungando il volo dando gas. Abbiamo visto Dino, anche tu usavi questa tecnica, abbiamo sì. Visto più volte allungare dei salti dove non sembravi chiuderli, invece riuscivi sempre a, diciamo, prendere la rampa e avere le ruote a terra il prima possibile. Mi sta insegnando a usare un po' la testa e non il gas, che è tanto. Grande Dino. Per gara 2 tecnica? Niente, guardo di partire meglio perché sono partito malissimo e poi attendiamo, guardiamo passo a passo quello che viene fuori. Dino, un grande complimento per la vittoria in gara 1. Grazie. Nostro in bocca al lupo mille. Per gara 2 e un arrivederci speriamo per l'intervista conclusiva. Speriamo. Grande Dino, complimenti. Grazie.